Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. È iniziato il conto alla rovescia per la gara delle semifinali di Serie B tra Alessandria e Reggiana, che si disputeranno mercoledì sera alle 20.45 allo Stadio Franchi. La tifoseria alessandrina in fermento, pronta a mettersi in marcia dal Piemonte verso la Toscana per raggiungere da Alessandria a Firenze, dove appunto si disputerà la gara. La Lega Pro, che prevede che i tifosi piemontesi saranno oltre 10.000 e lo dimostra l'andamento sempre più crescente della prevendita dei biglietti, ha riservato ai piemontesi la curva Fiesole. La Lega inoltre ha autorizzato l'acquisto dei biglietti per tutti i settori dello stadio Artemio Franchi, anche per quelli senza la tessera del tifoso o della Fidelicard, ed è stata una piacevole sorpresa per i tifosi alessandrini. Tutto questo comprova che fra il pubblico, i tifosi grigi e gli ultras è tornato il sereno con la squadra che in questi giorni è rimasta e rimarrà in città fino all'ultimo minuto, non solo per la preparazione tecnica e tattica con la quale affronterà la Reggiana, ma anche per non disperdere energia, una teoria che ha già funzionato con il Lecce. L'ultimo allenamento che mister Giuseppe Pillon ha programmato dopo quello di ieri è per domani mattina. Poi pranzo e trasferimento in Toscana. Per il momento non si conosce in quale paese o città sarà fissato il quartier generale della squadra e il presidente dei Grigi, Luca Di Masi, che ha deciso di stare vicino ai suoi uomini. Nella Rosa Alessandrina il clima sembra molto sereno. Lo afferma anche il direttore sportivo Pasquale Sensibile, che nessuno ha detto ci sta a perdere, neppure durante gli allenamenti i loro volti sono sorridenti e distesi. Nella nostra testa e in quella dei giocatori ferma è la consapevolezza di andare a Firenze non per una ma per due partite, la semifinale e la finale. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con Franco Ponta, gli specialisti del clima ideale. Franco Ponta, da 30 anni realizza impianti di condizionamento e riscaldamento. Società e personale sono certificati, qualificati e specializzati nelle nuove tecnologie ad alto risparmio energetico in pompa di calore. Centro vendite e assistenza autorizzata Daikin. Franco Ponta, a 100 metri dal casello di Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 63 31 83, francoponta.it. Prossima apertura, nuovo centro vendite e assistenza a Busalla, via Vittorio Veneto, di fronte al comune. Il parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba in provincia di Alessandria vi aspetta con numerose attrazioni per grandi e piccini. Vi potrete divertire con lo scivolo kamikaze, lo scivolo toboga, il multi-race foam, rapid river e il black hole. Inoltre, se volete rilassarvi, laguna caraibica immensa con giochi d'acqua, idromassaggi e solarium acquatico.
Sul bagnasciuga della laguna, per il piacere dei bimbi, c'è l'Isola del Tesoro, un parco giochi con 7 scivoli divertentissimi situati nella zona con l'altezza dell'acqua più bassa per migliorare la sicurezza e dare maggiore tranquillità alle mamme. Sala giochi elettronici con biliardo e tavolo da ping pong. Maxi bar ristoro con tavoli interni. Non vi resta che venire.